Salve a tutti, per le guide di Sodi Linux siamo qua, Maurizio Marangoni, E Francesco Fusillo. e stiamo con questo tutorial, vogliamo far vedere come si installa una stampante recentissima, in questo caso è una Canon TS5150, una multifunzione, e con la ricerca dei drive online, perché noi possiamo vedere, adesso vi faccio vedere. Sistema amministrazione stampanti. La stampante viene aggiungi stampante. La stampante viene vista. Basta vedere qui sopra la riga. Qui sopra, eccola No, ma te la vedi, la vedi. Eccola qua. La stampante viene vista, però non ha i drive. Infatti, se io dico, qua, la riconosce eccola immediatamente. qua. Se io gli dico inoltre, ok. Cercami appunto i driver, cerca. Adesso cerca, Allora, però. La Canon, i drive della Canon no, non è sì, li presente. trova tanti driver della Canon, ma non trova quella lì perché questa è fatta adesso, è venduta adesso. Questa qua è questa stampante uscita dopo dopo l'uscita, ecco qua. Ecco, adesso Maurizio mostra tutte le stampanti che mi va indietro un attimo. Ecco, allora qui si vedono tutte i modelli di stampante Kano che Sode Linux è in grado di installare senza fare nessuna operazione. C'è da dire che noi adesso cercheremo di installare questa stampante andando a scaricare i driver dal sito della casa madre. Ed è quello che succederà a voi, vedete quanti ce ne sono. Se per caso non avete l'accortezza di comprare una stampante, chiedendo a chi vi fornisce la stampante una stampante Linux compatibile o Ubuntu compatibile, cosa che fanno tutti gli utenti Mac. Quando comprano una stampante la comprano Mac compatibile. Quindi per evitare questo lavoro di andare a cercare i I driver driver e in rete, che l'installazione, non è abbiate semplice. l'accortezza di comprarvi una stampante Ubuntu compatibile, che sono quasi tutte Ubuntu compatibili. Questa non è riconosciuta in questo momento perché questa è del 2018, comprata la settimana scorsa. E invece Sodi Linux ha dei driver generici più vecchi. Probabilmente la versione nuova di Sodi Linux ce l'avrà e allora uno inserisce la stampante e immediatamente Viene riconosciuta. viene riconosciuta. Però gran parte delle HP sono già tutte compatibili. Comunque noi dobbiamo risolvere il problema. Facciamo finta che siate voi e dobbiamo andare a cercarsi i driver. Quindi noi andiamo sul sito della Kano. Allora, no, la ricerca che abbiamo fatto nel motore di ricerca è Eccolo qua. questa, Ubuntu, perché Sodi Linux è una Ubuntu derivata. Drives Canon è il modello della Canon TS5150. Ok. Il primo sito è quello che ho scelto e da qui, scorrendo un attimo, Drive, sito ufficiale. Sono andato nel sito ufficiale della Canon, eccolo qua, e da qui ho inserito il modello Ecco. che era, vediamo, TS5150. 51 che però non sta scrivendo. Eccolo lì, adesso scrivi. Niente. Allora, TS Eccolo lì, TS 51 50. 50, Ok. eccola qua che me l'ha già proposta. Vediamo un Dice il attimo. sistema operativo. Sistema operativo. Qui vado in fondo, di so, Linux, eccolo qua. 64. Linux 64 bit, e poi mi chiederà anche. Lingua, vedi se c'è No, mi italiano. chiede, sì, oltre soprattutto Linux RPM, che è un formato, e noi interessa invece il formato DEB, È più eccolo qua. facile da installare. Formato DEB perché è il formato proprio derivato da Debian, ecco. Download, io l'ho già fatto, comunque lo rifaccio. Scarico il mio file, Accetta. accetto download, ok. Salva.
E gli dico salva, salva, eccolo lo qua, troveremo nella cartella scaricati. nella cartella scaricati. Perfetto, adesso chiudiamo questo un attimo. Home, che vuol dire documenti, Documenti, scaricati. eccola qua. E questo file che avevo già scaricato, come si può vedere, l'ho messo dentro in una cartella sul desktop. Sì, oppure si fa a tasto Eccola destro. qua, tasto destro, questo è il file, tasto destro, estrai qui, ok, e mi genera questa cartella. All'interno di questa cartella ho quello che mi serve per l'installazione. Il file più importante è questo, install.sh. E adesso vediamo come procedere per l'installazione di questo file qua. La prima cosa da fare è entrare, tasto destro sulla cartella che è appena stata generata. E gli diciamo apri nel terminale perché l'installazione dei file.sh si fa da terminale. Apri nel terminale, eccolo qua. Si vede che sono dentro scrivania, Canon, ok, Canon e poi l'altro pezzo di file. In questo caso do ls, è un comando che mi fa vedere listato di tutti i file presenti all'interno della cartella. Eccolo qua, il file che devo installare è questo qua, install.sh. Per farlo devo scrivere sudo, quindi aprire il file come amministratore, spazio, punto, Slash. slash, quello sopra il 7, ok, e scrivere il nome install. Se faccio in e poi premo il tasto tab, mi completa automaticamente il file che devo eseguire. Ok, do invio, mi richiede la password. Stefania. Invio. Ok, Ecco e che sta parte l'installazione. l'installazione. Vediamo cosa È stata dice. completata. Ok. Adesso ricominciamo con lo scaricare dal sito Canon. Oltre ai driver per lo scanner che avevamo scaricato prima e installato con Con il comando da terminale. anche i driver per la stampa, che sono i printer. Ma su Maurizio fa vedere che nel sito disaggrega i due driver, quelli Scan Gear è per gestire lo scanner, perché questa è una Eccolo multifunzione. qua, Scan Gear. Perfetto, quella sotto invece, L'RPM, ecco. eccolo qua, sono i driver Per la di stampante. stampa printer in inglese 32 e 64 bit. Download. Allora adesso scarichiamo anche questi e andiamo a installare con la stessa maniera che abbiamo fatto, mostrando un'altra volta gli stessi passaggi. Salva. Ecco, parcheggia il browser. Andiamo nella cartella scaricati. Là. Allora, eccola lì, tasto destro. Portiamo dentro la nostra cartella Canon qua. Ok. Eccola. Eccola Bene, qua. tasto destro, estrai qui, lui lo estrae, vai, eccolo Genera la là, punto cartella. Ok, tab, tasto destro. vediamo cosa c'è dentro. Eccola C'è qua. tutto. Ok, torniamo indietro. Maurizio ha controllato se c'era il file SH, che è quello che lancia L'installatore praticamente. l'istanza di installazione. Ora, tasto destro sulla cartella che abbiamo appena scompattato. E apri, Nel terminale. scorriamo, apri nel terminale e quindi mi si apre il terminale. Diamo il comando ls per vedere se c'è il file. Eccolo qua. Eccolo su. Benissimo, adesso andiamo a vedere A e installare installare il file file. Quindi SH. sudo spazio punto
Slash. eccolo qua, slash in, col tasto tab mi Completiamo. completa automaticamente, Invia. do invio. Stefania. Vai. Quindi fatto due volte questi passaggi, speriamo che siano chiari, perché molto spesso i file si trovano in questi formati compressi, vanno scompattati. Cercate sempre il file dev. Bene, la risposta, come vedete sotto, spero che si veda, adesso verrà registrata nel tuo computer e connetti la stampante quando e accendila, turno. Per usarla sulla rete, connetti la stampante prima al network, alla rete, e dopo, quando è a posto, clicca Enter, perché a questo punto, dopo che è stata connessa alla rete, riconosciuta dalla rete, può andare anche in situazione Wi-Fi. Perché questa è una stampante che va sia col cavo che wifi. Però se non hai i driver non c'è verso di farla andare né con il cavo Col cavo USB né col USB driver. e qui drive. Adesso Maurizio ha cliccato invio e c'è seleziona uno se vuoi Se vuoi collegare, cioè se è collegata con l'USB, e due se vuoi 2. fare l'operazione in network. Allora noi facciamo l'operazione 1. Metodo 1. Ecco. Ok. Ok. Vuoi organizzare questa stampante come la tua stampante di default? Certo, è l'unica che abbiamo. Vedete che c'era la Y. Fine. Bene. Scrivania. Siamo a posto, direi che a questo punto dobbiamo andare a verificare che la stampante sia dentro il pannello stampanti. Allora, tutte le operazioni di installazione sono finite. Adesso, per essere certi di quello che è stato fatto, intanto si sente la stampante che si è accorta che è successo qualcosa, la sentite? Apriamo l'icona stampanti. È stampato. La siamo messa qui per comodità. Eccola qua. Noi Ecco. vediamo che la TS51 serie 5150 è questa qua. Nel Quindi frattempo ci siamo accorti che è connessa perché comincia già a dialogare. certo, comincia Allora, a fare. adesso noi facciamo una stampa di prova per vedere se le cose sono tutte a Funzionano. posto. Allora, cominciamo a vedere questa maschera che bisogna abituarsi a conoscere. Questa è la maschera di questa delle proprietà. Non sempre funzionano le pulisci testina, però stampa pagina di prova, Eccolo qui. questo sì. Ok, qua in politiche si possono vedere, vedete, riprocessa il lavoro, qua là, controllo accesso, a me interessa opzioni stampante, perché qua dobbiamo scegliere la risoluzione, il tipo di carta, vedete, va giù con questo Maurizio, grazie gentilmente. E possiamo decidere se stampare sempre a colori, cioè in default. Adesso si vede la stampa prova, non so Prova. se si vede, eccola qua. Vedete, printer test page. Qua possiamo scegliere la risoluzione e se stampare a Qui colori ne ha solo RGB o vai, ecco, una. E basta, non ci permette di è scegliere. una stampante da pochi soldi. Sì, 60 euro. Permette di fare colore multifunzione. Vediamo qua. No, non Niente. ci fa vedere neanche i Non si livelli. riesce a migliorare. Generalmente sì. Ecco. Allora, l'unica cosa quando è in stampa, per esempio, noi adesso andiamo applica perché va bene così. Ok. Chiudi. Prendiamo un documento, posso anche questo. File, stampiamo quello lì, qualsiasi Quale? documento per vedere la stampa. Ecco, Maurizio sta aprendo un documento di writer. Qua si può scrivere qualsiasi cosa, prova. E adesso noi la
la stampante la troveremo lì. File, stampa. Ok. Eccola qui, questa è la stampante. Vedete, stamperà prova, numero di pace, proprietà, gentilmente. Vedete, carta, Fronte sonnet retro, off, giusto? dispositivo. Ecco, forse qua si riesce. Proviamo ad andare in questo No, 600, non si cambia. Grayscale niente. printing, proviamo. On, ecco, se noi accendiamo questo, andiamo a stampa di scala di Scala di grigi. grigi, però è Media meglio, type, prova. no, spegniamolo perché sennò Fa stampa di grigi così. la stampa di grigi è meglio che lasciamo spento. Vabbè. Ok. Questo è un driver che ha pochi controlli, purtroppo. Sì, una stampante da pochi soldi. Ok. Adesso stampiamo. Fa ok, Maurizio stampa. Adesso la stampa. Ok, questa funziona anche da qui, se trovo, eccola qua. Se io... Qua, almeno è veloce. Dove è andato che ha scritto? Almeno è veloce. Ecco, allora, dai test che abbiamo fatto, possiamo vedere appunto la pagina di prova, dove l'ho messa. Eccola qui, pagina di prova di Mint. A colori e Classica un e un testo qualsiasi documento stampato. stampato. Sì, ecco, conviene sempre guardare le proprietà perché può darsi che qui ci sia qualcosa che non va bene. Ecco, le opzioni stampanti, che la dimensione della pagina sia quella giusta. Ecco, se non volete grayscale, non spuntatelo. Che le opzioni di lavoro qua ci sia scritto 1 e non 16 o 9, perché allora troverete la pagina rimpicciolita di 16 volte. Quindi date un po' un'occhiata a queste caratteristiche che sono nel driver di stampa. Questo, a dire la verità, è un driver molto povero. Del resto è una stampante che con 60 € stampa, fa fotocopie, fax e No, wireless. fax non ancora, ma tanto è andato in disuso il fax. Vabbè, ecco, quindi ok. E per le guide di Sode Linux, installare una stampante utilizzando driver trovati in internet con i comandi di script SH. Maurizio Marangoni e Francesco Fusillo vi auguro buona Buona serata, sperimentazione saluti. e saluti.